Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Presonus Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Attivate subito quindi la campanella qui in basso per non perdere nessuna delle prossime puntate di domande e risposte su Studio One. In questo appuntamento troveremo 5 risposte alle domande più frequenti che mi arrivano attraverso i social, in particolar modo dal nostro gruppo Facebook ufficiale Studio One Pro Italy, dove vi invito ad iscrivervi e dove spesso appunto troveremo le domande poste dagli utenti vecchi e nuovi. Molte delle domande provengono da coloro che approdano a Studio One da altre DAW, come ad esempio Logic, Cubase e Pro Tools, e che faticano a ritrovare il proprio workflow. Vedremo insieme come risolvere questi problemi e come affrontarli una volta per tutte. È necessaria però una premessa. Molti dei problemi spesso dipendono da una non conoscenza del sistema informatico che si sta utilizzando. Non si sa, ad esempio, quanto potente debba essere o quale sistema operativo supporta i driver delle periferiche o Studio One stesso, o a volte mancano proprio le basi di informatica, che nella maggior parte dei casi risolvono a monte dei problemi che si riscontrano lungo la via. Do quindi per scontato che tutti sappiano cosa sia un computer, cosa sia la RAM, cosa sia l'hard disk e i vari tipi di bus, PCI, USB, FireWire, Thunderbolt. Come spegnere le funzioni non essenziali del proprio sistema operativo, come gestire le installazioni su un sistema dedicato all'audio recording. Nel canale trovate un video su come ottimizzare Windows per l'audio recording. Do per scontato inoltre che non vi siano installati antivirus, firewall, plugin e applicazioni craccate che, come abbiamo visto già in un altro video, tendono ad installare software nascosti che rallentano il sistema operativo facendogli fare altro. Visto che sia Studio One sia i plugin di terze parti gratuiti riescono a sopperire ad ogni esigenza che possa presentarsi nel 2022, è fondamentale saper gestire la macchina che stiamo guidando. E proprio come un'automobile non è fondamentale saper fare il meccanico, ma imparare il manuale e conoscere le spie e le funzioni importanti del mezzo per prevenire ogni tipo di problema. Il computer, anche se strumento potentissimo ed efficiente, funziona bene nelle mani giuste. Dopo 6 anni di gruppo Facebook Studio One Pro Italy, posso affermare sinceramente e scientemente che il 99% dei problemi riscontrati dipendono dall'utente e non da Studio One. E questo mi rende felice, perché vuol dire che l'applicativo che gestiamo durante le fasi di beta testing supera il nostro stress test molto bene. Manca sempre più spesso la lettura dei manuali, sia della DAW sia dei plugin che vengono utilizzati, o la ricerca e la visione dei tutorial già presenti qui sul mio canale, come su quello di altri utilizzatori di Studio One, anche se in inglese. Tante volte basta Google e una ricerca semplice per argomento. In ultima analisi, spesso manca la preparazione necessaria ad affrontare l'audio recording in maniera corretta. Preparazione che comprende la conoscenza della lingua inglese e delle parole utilizzate nel nostro campo specifico, perché spesso, anzi molto spesso, non esiste una traduzione in italiano corretta dei principi o delle applicazioni tecniche di diverse funzioni. Ricordiamoci che la tecnologia si muove su quella lingua, oltre ad essere tra le più parlate al mondo, anche nei paesi non anglofoni. Di conseguenza non si trova utile spesso localizzare il software o il manuale. Un applauso va comunque fatto a MIDI Music per aver tradotto Studio One in italiano, quindi per averlo localizzato gratis. E spesso ce ne dimentichiamo. Il manuale operativo invece è stato scritto e stampato da Curci grazie a Beppe Bornaghi ed è possibile acquistarlo su Amazon o su altre piattaforme di distribuzione. Una preparazione, quella del recording audio, che dovrebbe comprendere anche quelle nozioni basic
di fisica acustica. Non è necessario conoscere le formule matematiche, ma almeno i sistemi di misurazione, la conoscenza della percezione del suono e, nei casi spesso più gravi, assenza di attrezzature secondarie come ascolti, schede adeguate, schede audio adeguate o sistemi di ripresa microfonica. Con pazienza ed dedizione faccio i complimenti ai ragazzi che frequentano i miei gruppi Facebook e che in uno spirito di mutuo soccorso danno una mano ai meno intraprendenti. Li ringrazio perché era proprio quello che sognavo di vedere in un gruppo di assistenza su Studio One. Quando registro MIDI, devo trasformare necessariamente poi la traccia in audio? Non è assolutamente indispensabile, a meno che non dobbiamo fare delle operazioni molto particolari, come ad esempio aggiungere un plugin a una singola clip audio, quindi a una singola parte della sezione MIDI trasformata poi in audio, oppure dobbiamo appunto esportare la song verso un'altra piattaforma o verso uno studio di mix o di mastering, quindi necessariamente dovremmo creare una traccia audio. Quindi non è indispensabile, ma è molto consigliato, anche perché nel caso in cui plugin instruments consumi tantissima CPU e tantissima RAM, trasformare la traccia MIDI in audio è una pratica molto utile. Per fare questo clicchiamo direttamente sulla traccia MIDI, una di queste, e andiamo sotto track e abbiamo l'opzione trasforma in audio traccia. In questo caso viene automaticamente chiesto di scegliere se preservare la traccia instruments, quindi in qualunque momento poter tornare sulla parte MIDI ed apportare modifiche, rimuovere l'instrument dalla sessione qui al lato e aggiungere una coda alla nostra traccia MIDI, perché magari il nostro instrument contiene un ambiente o contiene appunto un effetto e quindi vogliamo che la renderizzazione comprenda anche una coda dopo la fine del segnale MIDI, o scegliere di inserire degli effetti o renderizzare gli effetti che sono nel canale, eventualmente insert del canale instrument. Quindi abbiamo diverse opzioni della trasformazione in traccia audio. Vediamo che succede quando la trasformiamo in audio. Automaticamente all'interno, come vediamo, della traccia audio viene rappresentato il MIDI, il messaggi MIDI. Per avere ad esempio una copia di questo possiamo aggiungere una traccia MIDI vuota, quindi traccia instrument vuota, e trascinando sopra la traccia audio ricreiamo in un attimo la traccia MIDI che abbiamo utilizzato e che abbiamo renderizzato. Posso cedere le licenze di Studio One ad altri utenti? Ovviamente no. Questo non è possibile perché la licenza è individuale. Abbiamo a disposizione 5 installazioni, ma non 5 licenze. Quindi attenzione a non confondere questo fattore, perché infrangerebbe l'agreement che avete fatto con Presonus acquistando appunto la licenza di Studio One e vi potrebbe essere revocata completamente senza rimborsi. Ma potete installare il vostro Studio One nel vostro studio su 5 macchine differenti. Come posso registrare un effetto sulla traccia audio, quindi in gergo stampare l'effetto nella traccia? Possiamo fare in diverse maniere. Quella più semplice è quella appunto di aggiungere un effetto in insert, ad esempio un EQ, e per poter stampare la traccia con l'EQ all'interno, adesso ho utilizzato l'EQ di Studio One, ma potremmo aver utilizzato un plugin estremamente pesante che consuma tantissima CPU. Potremo in questo caso, sempre andando su track, avere la possibilità di transform la traccia audio in una traccia renderizzata, si chiama transform to rendered audio. Questo comporta, come abbiamo visto per le tracce MIDI, la preservazione dello stato della traccia con il plugin all'interno e la possibilità di ritornare indietro per poter apportare delle modifiche al plugin. Anche in questo caso possiamo aggiungere una coda che magari ci rende fruibile anche l'effetto alla fine della traccia audio, qualora avessimo aggiunto non un EQ ma magari un delay o un riverbero. Facendo ok, la nostra traccia audio viene, come vediamo, trasformata, quindi viene renderizzata
con l'effetto insert all'interno e viene automaticamente, come vediamo, l'effetto spento e quindi non è più presente. Per poter tornare sui nostri passi, riselezioniamo la traccia, facciamo transform e possiamo utilizzare l'opzione trasforma in audio real time o transform to real time audio. In questo caso la traccia viene riportata allo stato originale con il plugin che possiamo appunto aprire e modificare per poterlo poi riportare magari in una traccia renderizzata. Questo è un sistema estremamente comodo per salvare e risparmiare processing. Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che Studio One mostrasse un errore, eccolo qui, riguardo il setup del Rewire. Vi ricordo che Rewire è un'applicazione di terze parti e che non è più supportata dallo sviluppatore stesso del Rewire, quindi verrà presto abbandonato completamente e ovviamente si crea in questo momento un conflitto tra chi ha prodotto appunto Rewire e gli utilizzatori di Rewire, in questo caso Studio One. Dovremo necessariamente cancellare, come vediamo, il file che si trova nella library application Propeller Head Software Rewire. Questo ovviamente poi limita e toglie il problema del Rewire, ma se dovessimo avere necessità di utilizzare il Rewire, possiamo scaricare il Rewire installer direttamente dalla nostra pagina di Presonus, quindi dal nostro account, ristallare ovviamente il nuovo driver del 2020 e poter continuare ad utilizzarlo. SonarWorks Sound ID o Sienna Reference vanno spenti prima di fare l'export dell'audio? Nel caso in cui utilizziamo questi plugin di correzione acustica dell'ambiente o dell'ascolto in cuffia e li teniamo all'interno, come vediamo, del post master di Studio One, quindi non nella sezione Listen Bass, è necessario spegnerli, perché altrimenti il file esportato sarà effettato, quindi verrà processato all'interno della correzione della cuffia o delle casse. Questo non è il sistema di utilizzo reale di questi software di correzione, perché ovviamente suonerà molto bilanciato e bene nel nostro studio soltanto o solo attraverso le nostre cuffie. Studio One per fortuna mette a disposizione un sistema di ascolto parallelo che viene chiamato appunto Listen Bass e che è attivabile qui dalle preferenze, Enable Listen Bass o Attiva Listen Bass, e nel Listen Bass possiamo utilizzare Sienna o SonarWorks Sound ID in maniera indipendente ed inviarlo alle casse esterne o alle cuffie direttamente, quindi all'uscita cuffie direttamente. Quando verrà esportato poi il file master non verrà assolutamente influenzato da questi due plugin. Eviteremo quindi di dimenticare di spegnerli. Grazie ancora per avermi seguito, vi aspetto la settimana prossima per altri trucchi e consigli sull'uso di Studio One. Vi ricordo ancora di attivare la campanella qui in basso, di seguire anche le nuove rubriche di Audio Basic che sto pubblicando in questi mesi e vi ricordo che saranno presto disponibili i miei corsi intensivi di ascolto critico, mix e mastering. Li troverete sempre sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Mentre la raccolta completa di tutti questi video è già presente all'interno dei corsi di Studio One Prime, Artist e Pro, fruibile quindi a chi ha già acquistato il corso, oltre ad altri video supplementari che arriveranno in questi mesi sempre in forma gratuita. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!